Brava Vilma, hai fatto ballare anche noi, soprattutto no, fai sognare. Ballava, vedi che sì. Allora no, noi non eravamo... un po' questo ragazzo. È quello che sa fare. Ho visto che tu comunque gli stavi insegnando un passo. Sì, lui porta sempre il tempo. Due cosine. È dura. Perché io più di due cosine non ce la faccio. Lo so, vabbè, però sai, andando avanti nel tempo si scioglie. Non si può fare altro che migliorare. Esatto. È un augurio, vero Vilma? Assolutamente, se continuate a insegnare potrà solo migliorare. Esatto, anche perché ragazzo. Peggio di così non è possibile. E questo vale anche per i tuoi allievi, per la tua scuola. Assolutamente. Bisogna sempre migliorarsi, studiare e imparare. Lo dico io perché io ho studiato tantissimo e quindi devo dire che ho imparato a cantare anche quando non ho molta voce, perché quando la voce è educata riesce anche ad uscire quando magari uno è un po' più afono, è vero o no? È vero. Questo è un bel proprio consiglio. Perché la voce è educata e quindi ha una sua strada. Grazie Vilma, ne parleremo poi anche in futuro della tua Senza scuola. Altro. Ci devi Grazie. Aggiornare. Vado, ciao. Comportati bene, tu. Preparati che veniamo nella tua scuola a rompere un po', O a rompere. Vi ricordate? A irrompere. Vi ricordate poco fa i cyborg di pelle umana? Ah, sì, quelli. Ma voi ce li avete cyborg di pelle. Che dobbiamo fare? Dove dobbiamo No, andare? Vi dovete ricomporre perché arrivano Max e Scossa, quindi no, Max e Scossa. Un momento di questo...